Questa sessione è brevemente intitolata come migliorare il lavoro in team e in particolare faremo qualche click su Azure DevOps per vedere come implementare le best practice di cui parleremo. È doveroso innanzitutto iniziare parlando di un team, doveroso parlare delle persone. Lo diceva anche Enzo Ferrari, ci teneva tantissimo, almeno finché lui era vivo non c'è stato un singolo sciopero in Ferrari, proprio perché lui conosceva tutti di persona e dava un'estrema importanza ai singoli, conoscendo addirittura tutti per nome. Ecco quindi che la componente principale di un team, se vogliamo migliorare le attività in team, è curarsi delle persone. Arriva quindi un di cui sono poi gli strumenti, i processi e tutto ciò che decidiamo di fare insieme. Partendo da una realtà, facciamo un piccolo esercizio dove possiamo benissimo immaginare che non sia molto strutturata. Io posso ridurre questo un pochino? È fastidioso. Vabbè. Una realtà destrutturata con non un team, ma delle persone che lavorano più o meno nella stessa stanza, ok, e che gli viene detto che c'è qualcosa da sviluppare, dei fix da fare o quello che è. La prima cosa da fare per creare un team e comunque delle iniziative di team è quello di preoccuparsi di non alterare il ruolo delle persone, cioè qualunque iniziativa che noi vogliamo fare di costruzione di una squadra, DevOps, Agile, quello che è, tutto quello che volete, la cosa importante è che la quotidianità delle persone non venga immediatamente stravolta, ma ognuno deve rimanere a fare le cose che fa e avere le stesse responsabilità. Questo per evitare delle frizioni inutili e della resistenza aggiuntiva nel nostro processo di cambiamento e di trasformazione o creazione di una squadra. Quindi importante ruoli invariati. Un'altra cosa molto importante è che non dobbiamo cadere in una trappola molto frequente che succede spesso e che si sente spesso raccontare di iniziative agile che crollano perché un team ha cercato di abbracciare una determinata filosofia perché sì. In realtà i tool, gli strumenti o tutto quello che noi cerchiamo di adottare per migliorare la nostra quotidianità devono adattarsi a come il team già lavora, soprattutto nelle fasi iniziali. Quindi un team deve rimanere più o meno così com'è e sono gli strumenti che gli devono andare incontro e dobbiamo configurare le cose affinché rappresentino la nostra realtà e la nostra quotidianità. Il team per creare delle attività di squadra, un secondo che chiudo la porta, per creare l'effetto squadra, un team, banalmente in Keyneering, personalizzazione di questo ambiente per rispettare i modi di lavorare del team. Quindi faccio un cambio. Qui siamo all'interno di Azure DevOps, è un progetto completamente vuoto, pulito, dove non c'è niente. Facciamo finta di utilizzare questo strumento in un team che lo vede per la prima volta. Come ci dicevamo, il nostro obiettivo era quello di creare appunto un team. Andiamo quindi nel gear, nei project settings e nella sezione teams generale. Abbiamo la possibilità di creare innumerevoli team. Possono essere, per esempio, appunto i team di engineer che sviluppano, fixano e così via, ma possono essere anche i team che rappresentano quelle persone che fanno portfolio management, quindi product owner e così via, mano a mano che andiamo verso l'alto nelle gerarchie aziendali. Clicchiamo su New Team, facciamo come ci siamo detti Engineering, e facciamo Create Team. Nel team Engineering, se vado in modifica, ho la possibilità ovviamente di inserire tutte le persone che mi fa piacere inserire in questo team. In questo ambiente vuoto non ho nessuno da inserire, ma tramite questa finestra posso inserire tutte le persone inerenti a questo gruppo.
come dicevamo, passiamo al modulo board. Eccola qui, la nostra board, Engineering Board. Vediamo subito la board che è stata abbinata a questo team e possiamo anche vederla in formato backlog. Il formato backlog è particolarmente utile per inserire rapidamente, tutta una serie di work item. Facciamo finta di trattare una soluzione di e-commerce. Potrebbe essere, vorrei cambiare la destinazione del mio ordine. Ne aggiungiamo un'altra, vorrei usare PayPal come metodo di pagamento. E abbiamo inserito due user story. Torniamo alla board, il team che sta utilizzando questo strumento per la prima volta si confronta, parla, comincia a riflettere sul loro modo di lavorare e cerca probabilmente di fare in maniera molto grezza una mappa del flusso del valore. E quindi comincia a realizzare e a ragionare per la prima volta quali sono i passi che tutti insieme, in maniera attualmente o disgiunta o implicita, si comincia a esplicitare che cosa accade in azienda e quali sono gli step affinché un bisogno, un'idea di qualcuno, di un cliente, di un utente, si trasformi in riga di codice e poi effettivamente in valore rilasciato come sotto forma di eseguibile. Ci accorgiamo quindi che abbiamo bisogno, per esempio il team dice ok, ho due cose da fare, magari in una realtà più vera sarebbero 200, di queste 200 voglio poter farne una scrematura e dire nei prossimi giorni, la prossima settimana, decina di giorni, quello che è, voglio fare queste tot. E quindi avrò bisogno di una colonna di attività preselezionate. Andiamo ad aggiungerla nella board, sul pulsante entriamo nella configurazione, sul gear, andiamo nella sezione colonne, columns, ci mettiamo prima di su active, creiamo una nuova colonna e diciamo selected, la chiamiamo selected. Save and close. Con un refresh della pagina, Azure DevOps dovrebbe starci dietro. Esatto, e ha recepito che il team ha voluto creare una nuova colonna che rappresenta una selezione delle attività con più alto valore in questo momento. Quindi, per esempio, poi banalmente con un drag and drop selezioniamo ciò che vogliamo fare. In pochi click, torniamo un attimo alle slide, possiamo ragionare su che cosa abbiamo ottenuto. In un team destrutturato, partendo da un presupposto in team destrutturato, abbiamo reso visibile e tangibile ciò che prima nessuno conosceva, cioè, o meglio, lo conoscevano i singoli individui, e perché tenevano organizzato il proprio lavoro in email, in post-it, in to-do list, cose del genere, e che nessun altro sapeva, e quindi non si sapeva il debito di lavoro o l'ammontare di lavoro presente nel sistema. L'abbiamo fatto senza inserire nel team nuovi concetti o nuovi ruoli, infatti non abbiamo parlato di Scrum Master, non abbiamo parlato di referenti dei clienti, Product Owner o cose del genere, e in particolare non abbiamo appunto adottato nessun framework specifico, non abbiamo sposato in anticipo Scrum solo perché è quello che si sente parlare di più, o extreme programming o cose del genere. Abbiamo semplicemente preso ciò che era ignoto, gli abbiamo dato una forma e l'abbiamo reso visibile in una board. Una board ci dà immediatamente la possibilità di fare un'attività di gruppo, che è la revisione della board, che ha delle semplici regole da seguire. Per esempio, viene fatta tipicamente al mattino per i team che sono geograficamente collocati nello stesso ufficio, però magari potrebbe essere fatta anche da remoto con strumenti come Zoom o cose del genere. E cosa succede? Davanti magari a uno schermo particolarmente grande, si revisiona la board con queste semplici regole. Si scorre da destra verso sinistra, perché l'obiettivo è quello di lavorare in un sistema in tiro, in pull, e non con un sistema in spinta, quindi in push, dove il lavoro viene forzato nel sistema, ma dovremo lavorare con una metodologia dove è il sistema che tira dentro il lavoro quando ne ha la capacità. E quindi andiamo da destra verso sinistra e cosa facciamo? Andiamo ad esaminare i work item,
che sono contrassegnati, che hanno con dei problemi. In particolare, un team può darsi delle convenzioni, come vediamo qui, con questo tag colorato di rosa, per indicare che sono i work item che hanno dei problemi. Il team ne discute, si cerca di rimuovere impedimenti, possono essere interni, ci sono delle problematiche interne o cose non chiare, o possono essere anche esterni, per esempio un cliente che non collabora su una determinata specifica che non è chiara. E questa revisione deve essere fatta velocemente. Il team prenderà mano a mano pratica e può essere anche che in 5-10 minuti questo momento di gruppo lontano dalle tastiere si risolva e si possa riprendere comunque il lavoro normale di programmazione. Un altro strumento molto importante, che di solito magari viene trattato in fondo quando si tratta di adottare qualcosa come Azure DevOps, è quello di creare delle dashboard, perché uno degli scopi primari di utilizzare strumenti di questo tipo è quello di avere il controllo della situazione, e le dashboard sono perfette per raggiungere questo obiettivo. E faremo una demo creando una semplice dashboard con due tile, una per contare il numero di work item che sono in corso e un'altra per contare quanti bug noti ci sono aperti nel sistema. Quindi torniamo al nostro browser. E questa volta andiamo nella sezione dashboard. Facciamo new dashboard e gli diamo un nome, Engineering, con tanta fantasia. Ok, a questo punto Azure DevOps ci mette a disposizione a sinistra e poi in centro comunque una griglia dove trascinare eventuali widget che possiamo scegliere da destra o cercare. In questo caso vado a cercare il widget chiamato QueryTile, che permette di visualizzare l'esito di un conteggio dato a una query. Ne tiro fuori due, perché dicevamo una tile per i work item noti e una work item per i bug noti. A questo punto, per il momento, segno che ho finito, perché questi widget si basano su delle query che dobbiamo andare a creare. Andiamo nella sezione query. Facciamo una nuova query. Questa predefinita è un ottimo punto per iniziare. Ci dice, ci restituisce tutti i work item di qualunque tipo in qualunque stato. A me va bene qualunque tipo, però non va bene lo stato, voglio tutti quelli aperti, quindi lo stato deve essere diverso da closed. La query è corretta, salvo la query, la metto nella cartella condivisa, così accessibile da chiunque voglia porsi la stessa domanda. Item count. In maniera molto simile andiamo a fare quella dei bug, che è sostanzialmente un sottoinsieme, dove vado a chiedermi quali sono i bug non chiusi. No, l'ho sovrascritta. Torniamo indietro. Questa la salvo. Bug save as, bug count. E sempre in shared queries. Ok. Adesso posso tornare nella mia sezione dashboard e completare la creazione. Quindi nella prima query tile vado a configurare, la chiamo da fare e seleziono la query. Va bene, mi piace il colore azzurro e questa la salviamo. Configuriamo questa query con il bug count. I bug li mettiamo rossi e salviamo. A questo punto la situazione mi sembra che sia corretta. Abbiamo due work item e zero bug inseriti. Facciamo una prova, inseriamo un bug. Crash UI.
e salviamo. Facendo un refresh, eccoci qua, ci siamo. Sappiamo che abbiamo tre cose da fare in totale, ma ne abbiamo un bug aperto all'interno del nostro sistema. Lo vediamo anche nelle board. In realtà no, perché come è configurata questa board, di default non si vedono. E neanche nei backlog bisogna andare a dire di qua. Che si utilizzano working with bugs. Dovrebbe essere qui. Eccolo qua. A questo punto anche i bug compaiono nella board. Qui è una convenzione di team a seconda di come si vogliono tracciare e annotare i bug. Torniamo alle nostre slide. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una dashboard che ci permette di avere il nostro un barlume di controllo. Le dashboard sono simpatiche, piacciono a tutti, perché ci riassumono lo stato dell'arte in maniera facile anche per i non tech, quindi possiamo mostrare una dashboard anche molto più complesse di quella che abbiamo appena creato, anche a chi non è un software engineer, e possiamo usarle anche per mostrare lo stato dei lavori all'upper management e quindi spiegare la situazione. Per esempio, c'è bisogno di fare uno sprint o delle settimane o dei giorni, dedicare dello sforzo comunque a meno feature, più stabilizzazione, perché nell'ultima release il numero dei bug segnalati è cresciuto. Tramite una dashboard è facile fare reportistica di questo tipo. È anche facile, con dashboard più evolute, pianificare appunto sprint e comunque in generale le attività da fare. Un'attività di team, un'altra attività che fanno i team, ovviamente soprattutto lavorando tutti insieme, quello che si fa è toccare con tante mani lo stesso sorgente. E quindi una cosa molto importante è cercare di pestarsi i piedi il meno possibile. Per pestarsi i piedi il meno possibile, una best practice molto facile da implementare è quella di innanzitutto ragionare su un trunk-based development. Ci sono tanti modi di maneggiare o lavorare insieme su un repository Git. Uno dei più diffusi, anche perché forse è il più facile, è quello di lavorare tutto il lavoro confluisce su master e le feature o i bug vengono sviluppati o fixati sui cosiddetti topic branch, che poi devono rientrare nel master seguendo alcune regole. Vediamo come rinforzare queste regole su Azure DevOps. Torniamo nel browser. Questa volta entriamo nel modulo di gestione repository di Azure DevOps. Andiamo nella sezione file. Andiamo nella sezione file perché voglio creare un repository vuoto. Questo è un progetto pulito. Inizializzo il repository banalmente con un file readme. A questo punto ho accesso alla sezione branches, dove in fianco al nome del branch sui puntini ho la possibilità di fare delle branch policies. Le branch policy sono molto variegate e configurabili. Non appena ne attiviamo uno, in particolare, per esempio, ci assicuriamo che il lavoro deve essere revisionato da almeno una persona, Agile DevOps ci dice che vengono attivate le pull request obbligatorie affinché questo branch ritorni, un branch di sviluppo possa ritornare nel master. Le opzioni sono le più variegate. Quello che ci interessa anche, magari, è molto comune che in un branch sia collegato un work item con le specifiche di quello che è stato, svolto. Sicuramente un team che comincia ad abbracciare pratiche DevOps Agile dovrà fare uso di build di validazione
che in automazione andranno a svolgere delle compilazioni e dei test automatizzati che andranno a validare, come diceva per esempio Alessandro prima, lo stato che non ci siano delle regressioni e così via. E quindi sicuramente andremo ad aggiungere delle build policy, cosa che non facciamo in questa demo per mancanza di tempo. Andiamo a salvare i cambiamenti. Sempre per motivi di tempo, guardiamo il risultato senza provare a fare un push forzato sul master. Ci accorgiamo che compare la coccarda che ci dice che questo branch ha effettivamente delle policy che lo proteggono e che ne vincolano l'utilizzo. C'è anche la possibilità di lavorare in termini di security, quindi di accessi, perché in svariate realtà può succedere che alcune utenze del nostro Azure DevOps siano magari dei consulenti delle terze parti a cui vogliamo dare delle regole ben precise su chi può toccare o non toccare i nostri vari branch. Che cosa con questi pochi click sembra di non aver fatto niente, ma in realtà cominciamo a portare a casa appunto dei vantaggi e quali sono? Il primo di tutto, il principale, è quello che abbiamo una netta separazione da quello che è il lavoro in corso, da quello che è il lavoro completato, perché il lavoro completato è nel master, sta nel branch principale ed è appunto per definizione il lavoro completato ed è completato e so che è lì perché ha passato delle branch policies, che sono quelle che ho appena impostato, che dicono che i lavori in corso devono stare in branch dedicati e quindi nel master non ci sono lavori pendenti, ci sono solo il master in uno stato potenzialmente con un determinato livello qualitativo rilasciabile. Grazie a queste policy che posso arricchire con l'automazione, garantisco che la mia build sia valida. Posso, come dicevamo prima, limitare chi può contribuire in quel branch e, ad esempio, può rinforzare il fatto che un team si dia delle regole di revisione, delle definizioni di completo prima di far rientrare il lavoro nel flusso principale di sviluppo. Concludiamo, abbiamo gli ultimi minuti. Con l'ultimo strumento che di solito nei team non viene almeno implementato, ma ho avuto la fortuna di farmi influenzare di nuovo da Alessandro, con per esempio la Wiki. La Wiki è un ottimo punto di condivisione di conoscenza all'interno di un team. La troviamo qui nella sezione Overview, Wiki. Utilizziamo la modalità standard, Create Wiki. Abbiamo la possibilità di creare una piccola enciclopedia a livello di team dove raccogliere tutta quella conoscenza che non è giusto che stia nei work item. Quindi, possiamo banalmente creare un benvenuti, questa è la home page di benvenuto, benvenuti nel progetto Fren. Ok. Home e possiamo tipicamente creare quello che è la sintassi Markdown, è ovviamente supportata. Possiamo creare una sezione di link utili che rimandano ad altre sezioni della wiki dove che cosa può essere interessante inserire. Beh, possiamo parlare di best practices di team, possiamo parlare di policies. Possiamo parlare di tips and tricks che negli anni si sono accumulate nel tempo, e, che ne so, problemi noti, knowledge base e così via. È molto facile, supporta la sintassi.markdown, possiamo andare in save e nel tempo andare a costruire quella che è appunto una piccola enciclopedia locale dove il team condivide tutta quella conoscenza tribale che di solito rimane nascosta negli hard disk delle singole persone, piccoli script di utilità,
problemi noti con qualche progetto o cliente che rimangono nelle cartelle personali che invece sarebbe utile condividere. Tutte le cose di questo tipo, come anche verbali di riunioni, chi più ne ha più ne metta, è un punto utilissimo dove far confluire tutta la conoscenza accumulata nel corso del tempo. I vantaggi li abbiamo appena visti insieme. Credo di aver concluso in tempo, sono a disposizione per delle domande e vi ringrazio per l'attenzione. Prenderemo questo silenzio come un no.